Potete farcire con la marmellata che preferite, ma anche con la crema di nocciole, una crema al pistacchio, quello che volete, insomma. Prima di infornare facciamo dei tagli così. Ora il forno. Ed ecco il risultato, fatto cuocere per 20 minuti in forno a 180 gradi. Già così è buonissimo, anche solo con una spolverata di zucchero a velo oppure senza niente, ma potete anche spennellare con l'acqua o il latte o il tuorlo d'uovo, quello che volete, e aggiungere anche le lamelle di mandorle, che ci sta benissimo. Ma io farò un'altra cosa. Secondo me la pasta brisée è perfetta da abbinare alla marmellata, perché la marmellata tende ad essere molto dolce, questa è una pasta senza zucchero. Col tattivo aggiungo delle scaglie di cioccolato, così. E metto la teglia nel forno spento per 2 minuti. Dopo 2 minuti nel forno spento il cioccolato si ammorbidisce e possiamo spennellarlo. In questo modo non bisogna farlo sciogliere prima bagnomaria o al microonde. Questo è un trucchetto furbo che io utilizzo anche quando faccio le torte glassate. Guardate che roba. Mi